Buonasera. Allora, siccome ci guardano, vedo che tutti diligentemente avete la mascherina su, sarà opportuno tenerla per tutta la durata della rappresentazione. Io posso non tenerla, in quanto sono impegnato a parlarvi qui in solitudine. Benvenuti a questo evento proposto dalla Side Academy di Verona. Per potervi introdurre nel modo più fantasioso, ma anche convincente, quello che ci stiamo apprestando a vedere, vorrei farvi un nome. Questo nome, forse non noto alla maggioranza di voi, ma neanche a me lo era fino a pochi giorni fa, è Chiara Marletto. Chiara Marletto è una fisica e su autorevoli giornali inglesi sono già apparse delle anticipazioni di un suo rivoluzionario lavoro che uscirà in Italia all'inizio del 2022, in cui questa trentenne torinese si ripromette di spiegarci come le teorie di Einstein e quelle dei quanti, quindi le due principali teorie che spiegano il funzionamento dell'universo, si possono fondere in una nuova, straordinaria, rivoluzionaria teoria. Naturalmente io sono totalmente ignorante di fisica, ma cos'è che mi ha affascinato del discorso, delle interviste che ho letto di Chiara Marletto? Chiara Marletto ha detto che con la sua teoria tutto sarà diviso tra quello che è possibile e quello che non è possibile. E tutto ciò che sarà possibile sarà a misura di un gigantesco computer che idealmente si chiamerà costruttore universale. Questo costruttore universale, secondo Chiara Marletto, sarà in grado, con il passare del tempo, di realizzare tutto ciò che è possibile, anche delle vite umane. Naturalmente sono cose che ci fanno girare la testa, però così sta procedendo il mondo della scienza. E qual è l'esempio pratico che Chiara fa? Immaginatevi una stampante 3D, una gigantesca stampante 3D. Ed ecco, vedete perché la computer grafica, che è il core business, è l'oggetto didattico di Side Academy, è così importante. Perché la computer grafica, come la fisica, la grande fisica ci dimostra, è direttamente sintonizzata con il nostro presente e con il nostro futuro. Spero di avervi introdotto nel modo migliore questa serata, che vuole essere nel contempo una presentazione di Side Academy e un evento che Side Academy propone alla vostra attenzione, ben sintetizzato dal titolo: da Tintoretto a Walt Disney, gli effetti speciali secondo Side Academy. Questo evento e tutto ciò che noi realizziamo qui a Peschiera è possibile grazie alla preziosa collaborazione del Comune di Peschiera, del Garda, e il sostegno straordinario della Clinica Pederzoli, che sono due realtà che ci hanno dato una grandissima mano nel proporvi questo incontro. La Side Academy funziona a Verona da circa 5 anni e forma, come dicevo prima, professionisti della computer grafica. Ragazzi che, come avremo modo di vedere più avanti, già si sono distinti in ambiti come i videogame, il cinema di animazione, la grafica tridimensionale. E sono dunque nuove professionalità di cui il mondo ha bisogno, e particolarmente il mondo che si avvia a una ripresa che noi sappiamo già ci sarà, per quanto magari faticosa, ma sarà comunque straordinaria e luminosa, e sarà bello viverla anche e soprattutto dentro una struttura come un'Academy, così incentrata nella realtà di tutti i giorni, come è appunto Side Academy. Ma per parlarvi meglio di Side Academy, trovo che sia la cosa più utile invitare sul palco il creatore, fondatore e CEO di Side Academy, Stefano Siganakis. Allora, benvenuti innanzitutto, questa giornata non proprio fresca, vedo che vi state ventilando tutti quanti, quindi bene. Prossima volta provvederemo con anche aria condizionata, vedremo cosa fare.
Vi ringrazio tutti per la vostra presenza e volevo iniziare facendo dei ringraziamenti prima di tutto alla Giunta Comunale, al Sindaco Rieta Gaiulli, al Vice Sindaco Elisa Ciminelli, dunque Prisca, Elena. Inizio con i saluti perché dopo alla fine tutti scappano via. Elena Prisca e Antonella che ci hanno dato una grande mano per la realizzazione di questo evento. E in questo momento qui io vi posso assolutamente dire che il nostro cammino comunque, che è iniziato qualche anno fa, culmina con questo evento e ne faremo anche tanti altri ovviamente, grazie anche a Vittorio Sgarbi, a Sara Arduini, altri nostri top trainer, Francesco Lattini, Simone Ceccazzi, tutte persone che potrete ritrovare all'interno dello staff di Side Academy. Prego. E il grandissimo Stefano Ferio che mi dà una mano, ormai il mio braccio destro su tutta una serie di attività che facciamo. Io vi vorrei introdurre assolutamente il nostro magico mondo facendovi vedere dei filmati riguardanti quella cosa che si chiama CGI, che è la computer grafica fondamentalmente, che la ritrovate nel cinema e nei videogame. Ormai un'industria globale che ci permette comunque di formare a noi tanti ragazzi e a creare un indotto comunque con dei fatturati comunque abbastanza importanti in tutto il mondo. Quindi lancerei il filmato.
never thought now. Turning up was making them a bomb now. Tell me, who turned on the alarm now? I got a message when they put it in a song now. I'll see you later, all the haters got it wrong now. We're touching the lightning. We're coming alive, yeah. Everybody with me. It's time to get together, no more enemies. Throw your hands up, can you feel the energy? Yeah. Come on, come on, can you finally hear what this means? 20-something years been chasing down this street. Running like a wild man, going since 15. Avete visto quindi quali straordinarie prospettive si pongono al nostro immaginario. E su questi materiali lavorano e lavoreranno gli studenti di Side Academy, che sono direttamente coinvolti nel formarsi verso una professionalità tecnologica che poi partorisce mondi straordinari come quelli che abbiamo visti. Ma per parlarci ancora più nel dettaglio di cosa succede di bello a Side Academy, invito a parlare Francesco Latini, che è il lead trainer. Francesco Latini, lead trainer di Side Academy. Buonasera, ciao Ste, siete tantissimi. Ciao. Allora, io sono Francesco Latini e sono un docente di Side Academy. Mi occupo precisamente della modellazione di alcuni degli oggetti che avete visto per esempio nei video precedenti, quindi personaggi, automobili, distanti, asset come palazzi, tutto ciò che può far parte di una cinematica 3D. E insegno in Side Academy. Insegno nel master triennale che abbiamo in corso in questo momento insieme a un altro docente, Simone Cecaci, Sara Arduini, Kevin Menes. Siamo un corpo professori e abbiamo costruito un programma didattico mirato a fare in modo che gli studenti possano acquisire quanto più velocemente possibile tutte le skill necessarie per entrare poi nel mondo del lavoro con una preparazione proprio da mondo del lavoro. Quello di cui vi parlo oggi è uno step in più che abbiamo voluto dare al nostro programma formativo. È un progetto formativo sempre riguardante la computer grafica, riguarda il mondo del cinema e del videogioco, ed è un corso mirato a impegnare i ragazzi in maniera ancora più intensa rispetto a quello che già facciamo adesso, dandogli la possibilità di cimentarsi 8 ore al giorno, tutti i giorni, qui a Peschiera del Garda, presso un campus che abbiamo realizzato e dentro il quale svolgeremo dei corsi mirati a far lavorare i ragazzi nella nostra produzione interna.
Questo permetterà ai ragazzi di inserirsi fin dal primo giorno del loro corso di formazione in un ambiente lavorativo pari a quello di uno studio e di migrare dall'ambiente di studio e formazione all'ambiente di studio lavorativo in maniera naturale all'interno dello stesso anno con lo stesso percorso. Verranno a lavorare su progetti nostri, progetti che fanno parte di una branca del nostro studio che riguarda il mondo del videogioco, e gli diamo la possibilità quindi di uscire da subito con una voce sul curriculum per proporsi poi alle successive aziende, naturalmente se sono veramente molto bravi poi pensiamo di tenerceli noi, e prepararsi per presentarsi poi alle aziende successivamente con già parte di un'esperienza lavorativa importante nel curriculum vitae. Quello che vi faccio vedere adesso è la nostra showreel, la showreel di Side Academy, ed è la raccolta dei lavori dei nostri studenti. Quello che vedrete adesso è la raccolta dei lavori degli ultimi 3 anni dei nostri studenti, e vi facciamo vedere alcune delle cose che i nostri studenti, partendo da zero, sono riusciti a costruire studiando con noi. Grazie mille.
Allora, come avete visto, nel nostro grande piccolo anche Inside Academy ci stiamo attrezzando per competere ai maggiori livelli richiesti da discipline così affascinanti, ma anche tecnologicamente così impegnative. A proposito, una precisazione, per quel che riguarda il campus di Peschiera, le iscrizioni sono aperte da lunedì prossimo, 21 giugno, quindi un inizio dell'estate, che abbiamo scelto come foriero di belle speranze per la nostra nuova struttura. E poi c'è da dire anche una cosa molto importante, che siamo veramente felici di aver concluso un importante partnership con un gruppo bancario leader in Europa come Banca Intesa San Paolo. Ringraziamo la rappresentanza di tutta la filiale di Banca Intesa San Paolo di Verona, perché ci permette di andare incontro ai nostri studenti, ai nostri iscritti, con un programma per merito, e quindi il nome del programma dice già chiaramente di cosa si tratta, un programma di finanziamento assolutamente accessibile che consente a tutti i ragazzi di poter affrontare con i dovuti tempi e i dovuti sacrifici l'iscrizione a Side Academy. Quindi è importante sottolineare un contributo importante. Intanto un applauso a Vittorio Sgarbi che compare. Effetto non speciale, ma quasi. E naturalmente voi vi chiederete, adesso avete visto alcuni lavori che sono stati realizzati dai ragazzi di Side Academy, ma se vi domandate che ne è dei ragazzi di Side Academy una volta diplomati, noi abbiamo per voi una risposta, anzi tre risposte. Allora inviterei a prendere posto sul palco, tenendo le opportune distanze, Riccardo Meneghello, Silvia Pasqualetto. Buonasera. Sì. E Silvia Pasquetti. Ecco, state distanti, mi raccomando. Ecco, sì, bravi, bravi. Allora, Riccardo, sì. Quando ti sei iscritto a Side Academy, che cosa ti proponevi? Che cosa speravi di trovare? Allora, io da sempre sono stato appassionato del Signore degli Anelli, sì. Quindi un film di qualche anno fa, e fin da piccolo volevo entrare in questo mondo. Mi appassionava vedere questi team enormi di persone lavorare tutte insieme e realizzare questi film colossal, pieni di effetti speciali, creature, personaggi, eccetera. E quindi dopo l'università cercai una scuola che mi potesse dare questa formazione, insomma. E il mio obiettivo era diventare un character artist, quindi occuparmi di personaggi. E infatti adesso noi vediamo cosa, sì. Cosa è che possiamo vedere dei tuoi lavori? Cosa possiamo vedere qui? E qui, allora, questa sarà la mia showreel, che sì. È praticamente un curriculum che si manda agli studi per poter okay. Fare l'applicazione. E questo qui è lo studio di Monaco dove ho cominciato a lavorare, ho avuto l'occasione di poter lavorare a un film per la Marvel, che è Capitan Marvel, appunto. E poi ci sono altre produzioni, questa qui è una produzione tedesca, con questo canguro che era il personaggio fatto interamente al computer. E quindi, insomma, queste sono alcune delle possibilità che ci sono in questo mondo. Poi i ruoli sono tantissimi. E possiamo sono... pure, guardiamo pure sì. Sì. Grazie. Grazie Riccardo. Niente, adesso quali sono i tuoi immediati progetti?
Allora, al momento, causa Covid, sono tornato a casa, lavoro da remoto per diversi studi. Ho avuto in quest'ultimo anno l'opportunità di lavorare per studi in Germania e adesso al momento lavoro con uno studio in Polonia che si occupa di trailer per videogiochi. Okay. Quindi non fanno effettivamente i videogiochi, ma i trailer con queste grafiche i cinematografiche. I trailer per lanciare i videogiochi nel mercato. Grazie Riccardo. Grazie a voi. Grazie. Allora adesso... chiedo a Silvia Pasqualetti, giusto? Pasqualetto. Pasqualetto, scusa, con la O. Infatti, bastava guardare lì, ma vabbè. Scorreranno delle immagini che ti riguardano. Tu cosa sei riuscita a fare appena uscita da Side Academy? Allora, io dopo aver studiato un anno alla Side Academy posso finalmente dire di essere diventata una concept artist, che è la figura professionale che si occupa di tutta la previsualizzazione di un progetto artistico o di un film o di un videogame. Quindi le immagini che adesso voi state guardando sono parte del mio portfolio e io praticamente adesso detto le direttive di progetto, quindi mi occupo di creare e di fare il design di mostri, di creature, di personaggi, di environment, quindi di... paesaggi, e tutto questo lo posso fare grazie al 3D, perché la produzione artistica è un mondo molto immediato, molto veloce, nel quale si richiede di avere un'immediatezza veramente di altissimo livello, e il 3D mi ha aiutato veramente tantissimo a migliorare tutta la mia parte artistica del disegno. Ecco, mi è venuto da farti una domanda. Bravissima. Mi è venuta da farti una domanda che ho fatto, avrei voluto fare a mio figlio più grande e che mia madre e mio padre non hanno fatto a me e hanno sbagliato, secondo me. Ma che cosa ti attrae? Che cosa ci attrae dei mostri? Questi mostri che ci fanno compagnia nella nostra vita. Cosa sono per te i penso mostri? Penso facciano sicuramente parte del nostro subconscio. Io a volte li sogno anche, quindi fanno sicuramente parte di quello che sono io. E a volte celano delle verità che noi nella vita quotidiana magari non riusciamo a cogliere, e forse riusciamo a coglierle in un videogame o in un film in modo un po' più elaborato. Quindi mi affascina moltissimo, in particolar modo, il mondo delle creature. Sì. E spero in futuro di diventare un direttore artistico. Noi te lo auguriamo con tutto il cuore. Grazie. Grazie mille. Silvia Pasquetti, sì. Tu invece da cosa sei, cos'è che ti ha attratto verso questo mondo della tridimensionalità? Da che base sei partita? Ok, allora sono uscita dal liceo artistico e avevo già la passione per il disegno, poi ho fatto 2 anni di concept art per videogame, poi però sentivo che mi mancava una parte gigantesca in questo mondo, ovvero il 3D, e avevo visto la Side Academy, che era anche vicino a casa mia a Verona, e ho preso la palla al balzo e mi sono subito iscritta. E da lì mi si è aperto un nuovo mondo del 3D che mi piace un sacco. Certo. Qual è stata la scoperta più bella che hai fatto in questi primi anni? Cos'è la cosa che più nuova che hai trovato nel tuo percorso? La cosa più nuova, secondo me, è la scultura digitale. Di ritratti, di creature e comunque tutti i settori che riguardano il CGI. Certo. È stata tutta una completa novità, perché io del settore non sapevo proprio niente del 3D, e con Side Academy sono riuscita a realizzare anche dei progetti che a me piacciono tanto e sono anche piaciuti. Va bene, grazie Silvia. Potete consegnare i microfoni a Filippo. E mentre Filippo igienizza doverosamente i microfoni, è il momento di invitare sul palco la nostra supervisor, la nostra docente, premio Oscar per gli effetti speciali del Libro della Giungla, e accogliamo con un grande applauso Sara Arduini. Buonasera, buonasera Sara. A tutti, buonasera. Buonasera Sara.
Ora credo che tu ti presenterai con un video, giusto? Sì. Allora, prima che parta, vuoi presentarcelo un attimo per vedere? Sì, io sono ora supervisore di un TV show Disney e ho viaggiato molti anni e ho fatto un'esperienza, diciamo, decennale per effetti speciali. Ho vinto un premio Oscar per Il libro della giungla Disney e ho continuato a lavorare per la Disney per alcuni anni. Qui alcune opere su cui ho potuto lavorare. Ecco, allora vediamo questa reel di Sara Arduini. Did you think I would let you grow old? You knew my father? Correction? I know your father. He died a long time ago. He's alive. And I can take you to him. Follow me. I will show you. Don't leave me again. And so I ask again, who are you? How the heck did you do that? Oh, those must have been females. Ah! One's gloomy or complaining while the flat whale's entertaining. We tell jokes. Days we just lay around the castle. Flabby, fat, and lazy, you walked in and oops-a-daisy. Take it easy, Echo. Jeez, there's plenty of food. God, you guys been eating. E credo che queste immagini documentino esaurientemente la qualità dei docenti a cui sono affidati gli studenti di Side Academy, che è una scuola che oltretutto si impegna a stare ben radicata nella vita di tutti i giorni. Mi piace citare due cose. All'interno di Side Academy stiamo lavorando a un videogame rivoluzionario basato sulla storia, la leggenda molto veronese per certi versi di Giulietta e Romeo, dove la parte del supereroe sarà indossata da Giulietta, supereroina, che tra un paio d'anni, forse tre anni, perché i videogame richiedono lavori lunghissimi, diventerà l'eroina di questo rivoluzionario videogame. L'altra cosa che mi piace dirvi, una brevissima parentesi da aprire e da chiudere, un altro lavoro che ci sta molto a cuore è un corto di animazione a cui sta lavorando anche Sara come supervisor, dedicato alla storia di Willy Monteiro, il ragazzo originario di Capoverde che probabilmente ricorderete fu ucciso da due bulli nel settembre dell'anno scorso nei pressi di Roma, e abbiamo pensato che nulla come un video di animazione possa essere comunicativo verso le generazioni nuove e un po' più anziane, per poter parlare in modo nuovo, innovativo, forte di tematiche come queste. Quindi noi siamo sempre aperti alla sfida, all'azzardo, al confronto, ed è per questo che infatti oggi abbiamo qui con noi Vittorio Sgarbi, che invito su questo palco. Vittorio non ha bisogno di presentazioni, devi passare da dietro, grazie.
Vittorio non ha bisogno di presentazioni, è un grandissimo umanista che da molti anni ci accompagna illustrandoci, spiegandoci misteri grandi e piccoli, ma non esistono misteri piccoli nell'arte. E mentre si avvicina, prende posizione sulla sua poltrona. Piacere. Vi dico anche che l'idea di, adesso voi vedrete, vedremo insieme, tre immagini anzi, tratte da Tintoretto e accostate a effetti speciali del cinema dei nostri giorni. Quest'idea mi è venuta perché anni fa ho avuto la fortuna di leggere un pezzo di Vittorio pubblicato sul giornale che portava proprio nel titolo, non lo ricordo esattamente, gli effetti speciali secondo Tintoretto. Io ho sempre avuto una grande predilezione per Tintoretto perché secondo me era un pittore molto coraggioso, molto insofferente delle tradizioni, dei canoni. E oggi sarebbe stato probabilmente, immagino io, uno Spielberg, un inventore di mondi cinematografici straordinari, perché aveva questo immaginario ribollente dentro di lui, che lo ha portato a donarci, a lasciarci dei capolavori. Adesso noi, innanzitutto, vediamo per prima cosa un'immagine. Ecco, questa, ci sono potete tutti voi consultare in internet le affinità fra pittura della tradizione e cartoons e mondo dell'animazione cinematografica. A sinistra vedete l'altalena di Jean-Honoré Fragonard, un pittore del Settecento francese. A destra vedete il personaggio di Rapunzel, mi pare che il film fosse La Torre Perduta, adesso non ricordo perfettamente il titolo, ma vedete l'affinità fra questi due quadri. Vittorio, di fronte a questa immagine, cosa ti viene da dire? Questo confronto. Beh, mi pare che l'accostamento sia particolarmente felice e ci fa capire che in alcuni pittori esiste una premonizione di quello che sarà possibile fare con più avanzate tecnologie, sia nella fantasia di Walt Disney sia attraverso la elettronica. Però mi sembra che Fragonard abbia già detto tutto e che quindi la derivazione non aumenti o accresca la forza onirica dell'immagine di Fragonard e che alla fine questa sia in grado di comprendere l'altra. Certo, è molto raffinata, è molto sofisticata, introduce l'elemento del lago, ma è evidente che non potrebbe esistere senza la precedente. Esatto, esatto. La quale, tra l'altro, nella veste più fantasiosa, mentre lì appare un po' più come di plastica, e nella testa, con quel bel cappello che vola, risulta anche più moderna. Quindi l'elemento comune è l'idea della scarpa che viene fatta volare con il gesto del piede. Però l'accostamento, che è molto pertinente, dimostra l'opposto di quello che tu dici, cioè che possiamo fare a meno dell'immagine di destra. Sì, certamente sì. Non certamente aggiunge nulla, sì. Però... Sì, ne possiamo fare a meno, ma... ne possiamo fare a meno, ma... Cioè, la nostra fantasia, guarda la meraviglia della vegetazione, l'azzurro delle nuvole, qui è tutto un po' più sordo, cioè qui poteva, con la possibilità tecnica, migliorare, rendere più profondo, rendere più trasparente, e invece c'è quella nuvola scura, e che c'è... La produzione è molto buona, la tua riproduzione di Fragonard, ma è anche molto lusinghiera rispetto a quella immagine che è più sorda. Eppure la tecnologia consente di rendere tutto più luminoso, quindi io la rifarei. Ecco, questo qui sì, certo. Ma noi siamo partiti proprio da questo per far vedere le affinità che ci interessano. Adesso facciamo cose ancora più azzardate. Tu cosa hai da dire di questa cosa, Sara, di questo confronto? Sicuramente il quadro di Fragonard è di grande ispirazione, ma non solo per il concept artist che ha appunto disegnato Rapunzel basandosi su Fragonard, ma l'arte, la storia dell'arte in generale è di grande ispirazione per l'arte di adesso, no?
noi vediamo sì e vediamo una nuova opera basata appunto su Fragonard. Il concept artist era innamorato di questa spensieratezza, di questa frivolezza un po' del rococò di Fragonard, quindi l'ha voluta riportare, diciamo, come la vedeva lui nei suoi occhi, approcciando appunto il film di cui stavano occupando, che era appunto Rapunzel. Quindi ha visto nel quadro di Fragonard appunto questa spensieratezza che voleva rappresentare anche lui e appunto conferirla alla protagonista Rapunzel. Beh, così anche la scarpetta, che riprende non solo Rapunzel ma ricorda anche Cenerentola, anche dal piccolo piede, certo, della nobile donna. Ma adesso entriamo in argomento e passiamo. No, aspetta, perché c'è un altro elemento. Prego. A vederlo bene. Cioè, non solo questa è più brutta, questo Lisa Kran, ma anche quella strana forma che oggi è molto di moda di rifiuto del maschio. Perché quella, perché sta buttando la scarpa? Per aprire le gambe e far vedere la gnocca, no? E infatti, infatti la vedi che c'è quello che guarda, però quel guardone non è politicamente corretto, quindi questa immagine già censura. Eh sì, perché quello sta lì tutto beato e vede questo paradiso, sai, quando Salvini andava in giro con il rosario, Aldo Grasso, il critico del Corriere per la televisione, in modo abbastanza sgradevole, ritenendo peraltro, come ritengo io, che non sono conservatore, però mi piacciono le tradizioni, d'altra parte l'antropologia ci consente di rispettare i culti di tutti, e quindi noi abbiamo un culto che è il culto cristiano, e che qualcuno di voi in maggio reciti il rosario e che magari un politico, come c'era un tempo la Democrazia Cristiana, si dichiari cristiano, a me non pare affatto scandaloso, però non piace perché sembra un'ostentazione, quindi c'è una gran polemica con questo gesto. E però va oltre Grasso e dice: ma sai, davanti a quella cosa viene in mente Pozzetto, che io amo molto perché ha fatto mio padre nel film di Pupi Avati, una volta disse la Madonna. Sì, allora certo, l'imprecazione davanti a questo rosario sarebbe e la Madonna. Allora io dico, beh, chissà, la Madonna. Sono andato a vedere il pezzo di Pozzetto e c'è qualcosa di sgradevole, perché lui dice la Madonna perché entra in una stanza dove c'è una ragazza che sta a fare, non so, sta nella hall, e gli cade per terra, o lei butta per terra qualcosa, lui si china, lei apposta apre le gambe e lui dice la Madonna di quella cosa che sta vedendo. Ora è tutto bello e divertente, però prendere la Madonna per questa visione che ha quel ragazzo lì e paragonare al rosario a me sembra poco rispettoso, però mi è venuto in mente perché proprio questo qui è Pozzetto che dice la Madonna vedendo il miracolo delle cosce libere che la ragazza mostra alzando, e quindi è più spregiudicato, è più libertino, è più divertente, è meno moralistico. Lì invece la ragazza fa un atto solitario, è una specie di masturbazione, lo fa per sé, quindi gli elementi riduttivi, oltre l'effetto, diciamo, del disegno che qui è mirabile, sono anche in questa singolare censura. Cioè non si capisce perché un maschio che un tempo poteva avere questo divertimento di vedere la bellezza delle donne, che d'altra parte vanno con le sottane, con le gambe scoperte, perché tutto sommato vogliono alludere a un riferimento erotico, qui è completamente eliminato. Quindi tenderei a bocciare questa immagine. Ho capito, va bene, procediamo. La Madonna! Ora, non oso pensare a come può continuare tutto ciò, ma è divertente scoprirlo. E passerei adesso, niente meno che all'ultima cena del Tintoretto, accostata a un'immagine della Bella e la Bestia. Ecco, Sara, puoi introdurci le affinità che abbiamo rilevato? Guarda, ovviamente Tintoretto rappresenta quasi una scena teatrale, possiamo vedere benissimo, no? Dove tutti i personaggi sono quasi degli attori che interpreta ognuno la sua parte. Tintoretto funziona un po' da regista, qui sembra proprio che gira la telecamera verso appunto questa scena, la riprende. Così, diciamo, nella Bella e la Bestia hanno voluto quasi riportare una scena teatrale anch'essi, quindi con vari personaggi, con ognuno che reagisce a modo suo in base alla sua personalità. Ovviamente quella di Tintoretto è molto più, questa è una ripresa da un film, quella di Tintoretto la spiega molto meglio perché è un'inquadratura e basta da quello, però lui riesce a scaturire tutto il movimento, tutta la storia che c'è dietro da una sola inquadratura,
riesce veramente, grazie alla, anche precocemente introducendo tecniche cinematografiche che sono proprie invece di un linguaggio cinematografico del XX secolo, della prospettiva, quindi c'è anche la lunghezza focale, utilizza line of action, che una linea che delimita praticamente, che dà la forza all'azione. Guardate come la donna in primo piano è connessa con l'uomo, che è connessa con il gatto, che è connessa con il cane, che si vede un po' poco. Veramente riesce, guardate gli effetti speciali anche dei vari angeli, che sono, diciamo, riprendono dove sono stati ripresi poi anche in altri film Disney, come fantasmi, come figure mistiche. C'è molto di quello che sono ispirati molti ecco, registi ad oggi, no? Infatti, nel passare la parola a Vittorio, noi diamo per assodato che il confronto è quasi profano, nel senso, è anzi è profano perché non c'è confronto, ma a noi interessa soprattutto vedere come certi segni di Tintoretto siano rinvenibili nella ricerca che avviene all'interno degli studi cinematografici oggi. Ecco, questo è lo spunto. Non vorrei passare per quello che non sono, non è che io devo difendere la qualità di Tintoretto o di Fragonard perché sono artisti sommi rispetto a artigiani del cinema o uomini di teatro che, come ha fatto anche Visconti, in qualche modo sono succedanei e prendono l'ispirazione, perché io sono stato il primo, credo ormai 40 anni fa, ad accostare il Cristo morto di Mantegna, che è un'immagine assoluta, all'immagine di Che Guevara, mi ricordo, sì, che è messo dopo la morte in posizione simile, e non mi sembrava che nell'immagine di Che Guevara ci fosse meno potenza che in quella. Quindi di per sé, in taluni casi, forse la vita più che il teatro o il cinema riescono a superare l'arte. Nel caso di due registi, uno della pittura e l'altro del cinema, per il Gobbo di Notre Dame, si capisce che lui ha un'esigenza contrastante con l'altra, cioè da un lato è probabile, credo che sia una buona vostra osservazione, che sia partito da Tintoretto veramente, cioè che nella sua immaginazione ci fosse una fonte così importante e così scenografica. E però ha una seconda necessità, quella di rappresentare una realtà in modo veridico, in modo naturalistico, quindi i costumi, la taverna, le luci artificiali. Quindi quella fantasia sfrenata che prende da Tintoretto deve comprimerla per rispondere all'esigenza di fare qualcosa che sembri vero, che sembri la rappresentazione concreta di quello che può accadere in una bettola, in un'osteria, in queste condizioni. E questo cosa fa? Diminuisce anche qui, come nel caso precedente, la forza dell'altro, perché l'altro è talmente visionario che inventa la luce elettrica. Cioè, se tu guardi i contorni con cui lui, attraverso le aureole, accende le figure, anche quella che sta alla destra del Cristo, è un effetto luminoso che sembra proprio neon. È così come scoppia. Vedi, le luci reali delle candele sono giuste, perché è un'esigenza che il regista vuole, per non sembrare fuori del mondo, utilizzare per fare un effetto naturalistico. Ma guarda com'è quella lanterna con quelle luci. E poi viene fuori che gli effetti creano dei fantasmi veri e propri che appaiono come soltanto oggi l'elettronica ci consente. Cioè Tintoretto ha anticipato la luce elettrica, il computer, ha creato degli effetti speciali che erano del tutto estranei al suo tempo. E devo dire che faccio bene a vederlo, perché io da tempo penso al fatto che Caravaggio è molto amato e tutto sommato più popolare di Tintoretto, però che probabilmente Caravaggio ha guardato Tintoretto. Nella sua formazione, quando non sappiamo niente di quello che ha fatto nel tempo che sta tra Milano e Venezia, è andato a Venezia e ha molto bevuto da Tintoretto e ha inventato degli effetti di luce, effetti speciali, che Tintoretto aveva intuito per primo. Quindi vedrei più un regista moderno in questa immagine che in quella. Quello in fondo è un regista un po' accademico che deve rispondere a delle regolette e quindi toglie potenza e vigore all'immagine, oltre al fatto che la presa di immagine che avete fatto non consente la tavola in diagonale, che è l'invenzione con cui lui risolve il tema di Leonardo della tavola dritta e la mette in diagonale, quindi inventa qualunque cosa. Ma dovunque c'è uno scintillare
di immagini che sembrano, come dire, surreali, che sembrano derivate da un'immaginazione che non è quella di chi guarda il vero. E soprattutto gli angeli fatti di pura luce, trasparenti, come fili elettrici. Per cui io, vedendo queste due immagini, direi questa più moderna, e quella mi sembra un'immagine dell'Ottocento, questa mi sembra un'immagine del nostro tempo. Cioè. Quindi Tintoretto è riuscito a inventare strumenti tecnologici che non c'erano. L'altro invece li reprime, perché ha bisogno di far sentire che l'epoca è quella, 1850-60, quindi si ispira alla fonte. Per cui anche qui, non, se io dovessi decidere, essendo un giovane che si applica a questa vostra ispirazione, preferirei essere Tintoretto che essere questo. Quindi preferirei risalire alla fonte più classica, perché in essa c'è una potenza verso il futuro che mi pare evidente per quelli che ci guardano. Certo. Adesso ne vediamo un altro che è iconico per tutti i lettori di fumetti e spettatori di cinema. Ecco, questo è il Miracolo di San Marco. E San Marco si cala dal cielo in una posa per salvare lo schiavo condannato a morte. Si cala dal cielo in una posa che è stata ripresa in modo diciamo quasi canonico per l'intervento dall'alto del supereroe. Qui c'è Spider-Man, ma so che Sara hai selezionato anche qualcosa di Superman. Sì, più che io il filosofo Jean-Paul Sartre, che ha paragonato appunto San Marco come diciamo un supereroe, come appunto Superman, ma in effetti anche il The Amazing Spider-Man assomiglia moltissimo, diciamo un supereroe che va a difendere ed aiutare con i suoi superpoteri il povero e lo schiavo in questo caso, quindi e va contro i criminali che si arrendono di fronte al suo potere. Quindi anche la posa della mano va lì verso, punta verso lo schiavo, quasi con una forma protettiva verso di lui. Diciamo che sì, anche questo è molto innovativo. Guardate come di nuovo una rappresentazione teatrale, ci sono anche le quinte, rappresenta tutto come se fosse proprio una scena, un layout con le reazioni dei vari personaggi, come il San Marco anche usa l'illuminazione, come farebbe un regista di adesso, quindi illumina tantissimo lo schiavo e mette quasi in ombra invece il volto di San Marco. Però appunto riprendendo, Stan Lee diceva che se Shakespeare e Michelangelo fossero ancora vivi, avrebbero scritto Shakespeare e Michelangelo ha disegnato un bellissimo fumetto. Vediamo come appunto ci sono molte, anche qui molte influenze, i registi dei testi sono molto influenzati da Tintoretto, anche da questo quadro. Certo, io devo dire che non lo vedevo da tanto tempo e ho provato una grande commozione nel rivedere questo quadro, anche perché forse ho messo a fuoco, ecco, attraverso la figura del supereroe, ho messo a fuoco, meglio, l'invenzione, è stato un tramite per me, diciamo, spettatore dei nostri giorni, è stato un tramite per vedere una volta di più come Tintoretto possa essere definito un maestro proprio della grafica contemporanea, della ricerca contemporanea, perché quel San Marco è straordinariamente folgorante. Ecco. Non so, Vittorio, cosa puoi dire in proposito? No, prima, quando parlavo di Caravaggio, pensavo a questo dipinto, che adesso è conservato all'Accademia di Venezia, ho la sensazione che lo abbia guardato a lungo Caravaggio, e quindi ci sia, qui siamo nel 1548, l'antefatto di un'opera che per lui era come per un italiano andare a Parigi all'inizio del Novecento, arrivi in un luogo dove c'è Picasso, Modigliani, e lui arriva da Milano a Venezia e vede questo capolavoro in cui certo c'è anche la componente spettacolare, la figura di San Marco che arriva spericolato affacciandosi dalla cornice del dipinto, e sotto per converso c'è invece il corpo appunto alla mantegna dello schiavo, e si crea questo gran tumulto, questo gran rumore. Osservo che il disegnatore dell'immagine di Superman anche lui sembra aver guardato Tintoretto, soprattutto per la figura di spalle con la tunica rosa. Vedi che quella tunica rosa, sì, sembra quella che poi con le stesse pieghe, articolazione anatomica, prende il Superman. Mentre invece il riferimento vostro non è tanto per questo effetto cromatico, quanto perché voi lo paragonate al santo che si affaccia. Ma anche qui l'affacciarsi
di San Marco ha qualcosa veramente di soprannaturale, cioè la forza di Tintoretto è di rendere credibile qualcosa che pertiene al miracolo, e quindi improvvisamente dall'alto arriva come naturalmente fosse inevitabile, mentre qui c'è qualcosa di un po' artificioso, questo sembra attaccarsi a dei fili, e oltretutto, oltre a essere incomparabilmente più brutta questa immagine, quasi ripugnante, è anche in un contesto urbano che fa schifo. Guarda quel grattacielo di merda e quell'architettura e questa sala cinesca rispetto possiamo a quelli... far vedere anche l'altro di Superman che... Lì dietro c'è quel ninfeo meraviglioso. Ecco, beh, questa è l'immagine tradizionale, bellissima. Qui direi che dovessimo fare un paragone, lo farei con Michelangelo, cioè Michelangelo e la potenza dei suoi corpi, pur nudi, e soprattutto nella volta della Cappella Sistina, i profeti hanno questa energia che qui è l'energia di Superman nello slanciarsi, ma quelli ce l'hanno anche se non si slanciano, anche solo stando seduti, i profeti di Michelangelo hanno una potenza straordinaria. E quindi probabilmente Walt Disney, o quello che ha disegnato, questo non credo che sia Walt Disney, no, quello che ha disegnato Superman ha tenuto conto più che di Tintoretto di Michelangelo e ne ha dato il senso di grande potenza che Michelangelo trasmette. E comunque qui direi che non c'è bisogno di una fonte classica, perché l'idea di Superman è l'idea di una persona come era Robin Hood, che aiuta i deboli, quindi ha una funzione più psicologica che estetica, è un uomo che risolve i problemi di un'umanità più fragile. Quindi i paragoni che possiamo fare possono funzionare, perché tutta l'arte rimanda a quello che precede, però qui direi che vive proprio come un fatto concettuale. Superman è un concetto, cioè quello che noi vorremmo che capitasse, perché il datore di lavoro è uno stronzo, devi fare una coda, devi fare il vaccino, cioè, o solo qualcuno che risolve il problema. Ecco, Superman è il nostro desiderio che il mondo sia migliore e che qualcuno lavori perché noi non dobbiamo soffrire ingiustizie, situazioni di disagio. Io non so, da qualche parte di televisione ho visto, quando sono partiti i vaccini, non so se in quale, forse Napoli più che Verona, hanno invitato 5.000 persone e c'erano solo 1.000 vaccini. Tutti questi qui si incazzavano perché erano stati chiamati per nulla e protestavano. Superman serve per questo, arriva e come generale Figliuolo porta i 4 vaccini che mancano. Ecco, Figliuolo è una specie, mentre Arcuri era, anche mio amico Arcuri, una specie di meridionale seduto, Levantino, Figliuolo, sì, Figliuolo sua, sì. A questo scatto è il nostro Superman, capisci? Sì, quindi sì. L'umanità ha bisogno, qualcuno ci riesce. Allora, per noi naturalmente è stato un piacere potervi proporre questo confronto. No, aspetta, c'è una cosa. Era per introdurre troppo l'ultimo presto. Quadro, no, era il preambolo del finale. Volevo dire che per noi è stato un piacere straordinario potervi proporre questo confronto fra Vittorio e Sara, perché, come avete avuto modo di sentire, la nostra materia, interagendo con la materia della classicità pittorica, attraverso una voce come quella di Vittorio, fa erompere un vulcano di immagini, di riferimenti, di possibilità di interpretazione. Lo dico questo perché, avendo avuto modo di rivedere questi quadri di Tintoretto, l'ultimo che andiamo a vedere in chiusura di questa carrellata, La presentazione della Vergine, ecco, è un'opera che mi ha, se il miracolo di San Marco mi ha stupefatto, La presentazione della Vergine mi ha commosso perché qui vedete la figura della bambina. La bambina, no? Che viene portata da Gioacchino, dai genitori, Gioacchino ed Anna, alla presentazione al Tempio, di questa bambina che è l'unica figura piccina, eppure fulcro di tutta l'immagine, che si presenta di fronte al sacerdote, e quando ho mostrato l'immagine a Sara, lei ha subito detto Belle, perché le è venuto in mente, ha confermato una suggestione che avevo anch'io, la bella e la bestia. Ora, l'immagine che abbiamo a destra non è congrua con quella che abbiamo di là e l'abbiamo scelta apposta, ma è solo per far vedere questa cosa della dimensionalità, no? questa figura piccina, questa bambina che nell'intuizione straordinaria di Tintoretto è il fulcro di tutta la nostra attenzione, ma in fondo anche perché
Gesù stesso è stato il personaggio che ha portato i bambini finalmente al centro della scena, no? Prima di lui i bambini non erano nulla o quasi, per quel che ne sappiamo. E quindi questo l'ho trovato molto bello, molto cristiano, molto affascinante. Tu, Sara, cosa hai da dirci a proposito di questo quadro? Questo quadro è bellissimo, veramente porta introduce la soggettiva del pubblico, è come se noi fossimo lì a guardare dal basso verso l'alto, e tutto, i personaggi, la prospettiva ci guida il nostro occhio verso la cuspide dell'obelisco e quindi verso la fanciulla Maria e quello che ora stiamo paragonando alla bestia. E guardate come anche le pose dei personaggi, come quelli a sinistra, diciamo quasi in una dinamicità, in un'onda, il movimento ondulatorio ci portano sempre verso lei. Anche ovviamente la madre, la figura centrale che indica con la piccola bambina vestita così in modo pregiato, anche la scalinata molto luminosa, quasi se ci fossero delle lucette a LED, molto preziosa, sembra quasi una scalinata di soubrette, riprende moltissimo. Disney è stato molto influenzato anche da questo quadro. Guardate come anche Belle è stata impreziosita con questo abito dorato, così come la scala. Anche lei sta lasciando la fanciullezza per andare per salire la scala, abbandonare i genitori. Come sappiamo poi nella storia lei si allontana dal padre per andare poi con la bestia. È molto simbolico, però sicuramente vedo molta ispirazione anche sul quadro di Tintoretto, dal quadro di Tintoretto. Ecco, Vittorio, cosa puoi dirci di questo? Beh, anche questo è un accostamento mortificante per quella triste immagine della Bella e la Bestia, insomma, però funziona bene, perché non so se il regista abbia visto il dipinto del Tintoretto, ma la scala semicircolare certamente ha dei riferimenti. Però vedi che anche qui Tintoretto è veramente magistrale, perché crea quell'effetto di luce radente per cui i gradini della scala brillano, e forse la fotografia che è stata fatta del dipinto che sta a Santa Maria dell'Orto è molto riuscita, perché ne aumenta, lo rende ancora più vivido di quanto non sia. E il regista Tintoretto è capace di giocare bene la luce e l'ombra, questi personaggi che sono tutti curiosi di quello che sta capitando, con quel gigante sacerdote che attende quella piccola bambina, ma anche le altre madri indicano lei come modello contro quel cielo nuvoloso che in qualche modo segna qualche turbamento, che è il turbamento di una bambina, ma che poi verrà risolto con l'incontro con il sacerdote. Qui c'è la bestia che è vestito come un gentiluomo con questa bellissima giovinetta, però il controluce è riuscito male, vedi che quel controluce di Tintoretto è molto più forte, lì c'aveva un cattivo maestro delle luci questo. Poi davanti c'è quel marmocchio lì con la cosa, quella brutta cosa di quelle altre cose che sembrano fumetti. Quindi nel complesso è vero che c'è un nesso fra le due, ma anche qui la pittura è molto più moderna, più avanzata, più libera. Qui c'è qualcosa di un po' seduto, però certamente il nesso è giusto e il collegamento è opportuno. Non so, se devi insegnare ai tuoi allievi che vogliono fare il cinema quello che risulta da questa immagine, è meglio che cambino mestiere, perché ma noi cercheremo di ispirarli a Tintoretto. È bene che tornino più alla fonte. Noi cercheremo. Qui ci sono troppi errori, troppi controluce sbagliati. Proprio quelle lucine che brillano, che sono anche divertenti, qui brillano attraverso quell'effetto puntillistico dei gradini. Guarda che meravigliosa, io non l'avevo mai vista così. Tintoretto supera se stesso, veramente un genio degli effetti speciali. Mentre qui, certo, c'è qualcosa di potente, anche il rapporto fra i due protagonisti, ma qui la grandezza del sacerdote, per esempio, non è una grandezza brutale come quella della bestia che deve in qualche modo far innamorare la ragazza, ma è una grandezza del potere, della forza, e che però viene annichilita dalla gentilezza, dalla grazia della Vergine. Quindi c'è molta sapienza negli elementi compositivi di Tintoretto, qui c'è invece un effetto più immediato, però insomma l'accostamento è pertinente, quindi è una giusta. Ti ringrazio di avermi fatto riguardare Tintoretto così ben riprodotto. E guarda, io sapevo che sarebbe stato un piacere ascoltarti su Tintoretto come su altri autori del nostro passato, per cui ti ringraziamo e ringraziamo anche Sara.
per questa deliziosa, delizioso confronto, due visioni altrettanto importanti e significative su presente e passato del nostro immaginario. Questa è Side Academy, questa si propone di essere Side Academy, porte spalancate verso il mondo, verso chiunque come Vittorio, come Sara, è in grado di donarci qualcosa di importante. Credo che la giornata sia stata perfettamente azzeccata per quel che volevamo comunicare. Ringrazio tutti gli amici di Side Academy, ringrazio il Comune di Peschiera, Banca Intesa, la Clinica Perderzoli e auguro a tutti una buona serata e una bellissima estate. Applausi.